Buongiorno, oggi parleremo della programmazione di approntamento o Makecready. Abbiamo visto nella terza parte, nell'ultimo video, come è possibile verificare quando un lavoro è pronto con il metodo degli 8 flussi e questo è il primo passo per decidere che cosa possiamo fare. Vi ripeto qui brevemente quelli che sono gli 8 flussi. Cioè verificare le attività precedenti terminate, verificare di avere materiali, manodopera, attrezzatura e informazioni a disposizione, verificare che esista uno spazio sicuro, verificare che le condizioni esterne possano far fare il lavoro e infine avere una comprensione comune di quello che è il lavoro e di quello che rappresenta le condizioni di accettazione. Questo diagramma, un po' complicato, rappresenta come va avanti il lavoro in cantiere. Raramente un lavoro in cantiere può essere cominciato quando ci pare. Nella maggior parte dei casi, per poter cominciare un lavoro, bisogna verificare tutta una serie di condizioni. Il metodo degli 8 flussi serve proprio a questo. Se guardate, come dire, il ciclo verde, vedete che il processo di produzione, cioè il lavoro, quando ha tutte le condizioni verificate, produce un risultato, un output. Il risultato viene verificato, se non è conforme, deve essere rifatto. È segno che non sono state ben comprese e condivise le condizioni per accettare quel lavoro. Se invece è finito, il lavoro è fatto, e quel lavoro fatto diventa il lavoro precedente di qualche altra lavorazione, che anche quell'altra lavorazione dovrà verificare tutte quante le precondizioni. Allora, il passo successivo all'identificazione consiste nella rimozione degli ostacoli e dei vincoli che impediscono di iniziare e terminare un lavoro. Vediamo come fare in pratica. Una volta a settimana, secondo il sistema Last Planner, tutti i capi squadra si riuniscono in cantiere insieme al capo cantiere per esaminare i vincoli e decidere come eliminarli. Allora, è importante sapere che cosa impedisce ad un lavoro di iniziare. Ad esempio, mancano le informazioni. Abbiamo mandato una richiesta di chiarimento ai progettisti, ma non c'è arrivata nessuna risposta. Come si elimina questo ostacolo? Ad esempio, non lo so, sollecitando, non lo so. Chi può eliminare questo ostacolo e quindi chi si prende la responsabilità di eliminare questo ostacolo? E infine, entro quando bisogna eliminare questo ostacolo per evitare di impattare il lavoro, per non far ritardare il lavoro? C'è un metodo che a me piace molto per avviare e per proseguire la conversazione sulla rimozione degli ostacoli. Si chiama il metodo delle 3 C, da 3 iniziali inglesi, cioè concern, in italiano si può dire problema, preoccupazione, oppure per rimanere sulla C, cruccio, cause e contromisure. Potete cercare il metodo delle 3C, magari farò un video prossimamente per spiegarlo meglio. Comunque, se imparerete ad applicare bene il metodo delle 3C, vedrete che le soluzioni arriveranno. Io l'ho descritto nel mio manuale di cantiere lì. Vi ricordo una cosa, è fondamentale l'obbligo della trasparenza delle informazioni. Se queste informazioni del come, quando, chi, eccetera, non sono sempre aggiornate e non sono sempre a disposizione di tutti, il lavoro di approntamento serve a poco. Cioè, se lavorate su informazioni vecchie, avete perso in partenza. Per fortuna, i cantieri Lean Construction riprendono il principio Toyota della gestione visiva. Cioè tendono a mettere davanti a tutti le informazioni importanti. Tutte le informazioni importanti sono visibili a tutti, sono in bella vista. Taichi Ono, che è insomma, stato l'inventore del sistema Toyota, diceva sempre, per capire basta guardare.
Magari farò un altro video in futuro per spiegare meglio il concetto di visual management e i sistemi di visual management. Nel frattempo date un'occhiata agli articoli che ho scritto su LinkedIn e al manuale di Cantiere Lean che ho pubblicato su Amazon. Quindi riassumendo, informazioni per verificare in ciascuna attività chi ha la responsabilità di fare, cosa bisogna fare. Entro quando? Deve essere sempre aggiornata questa informazione e deve essere sotto gli occhi di tutti. Parliamo adesso di una cosa che si chiama look ahead, cioè guardare avanti, è come guardare nel futuro del nostro progetto. Fin dall'inizio abbiamo detto che il sistema Last Planner evita di programmare con troppa precisione delle cose che sono ancora lontane. Il look ahead invece è la programmazione del futuro vicino e vicinissimo, cioè quello che succede tipicamente nelle prossime 6-8 settimane. Le decisioni last planner si basano su un concetto che si chiama l'ultimo momento responsabile, che non vuol dire rimandare tutto alla fine, no? In questa frase la parola più importante è responsabile. In pratica cosa dice questo principio? Aspetta a prendere le decisioni irreversibili, cioè le decisioni da cui poi non puoi più tornare indietro, fino al momento in cui il costo di non decidere, perché non decidere ha un costo, il costo di non decidere non supera il costo associato a una decisione. Quando prendi una decisione e ti impegni a fare qualcosa, molto probabilmente c'è un costo associato. Se cercate questo concetto, ultimo momento responsabile, su Google, lo trovate e lo trovate in particolare applicato alla produzione del software. In sostanza, per evitare di scrivere codice per risolvere problemi che potrebbero non verificarsi mai. Quindi, la programmazione di Look Ahead esamina prima di tutto il vicinissimo, cioè il lavoro che partirà nella settimana entrante, la settimana successiva a quella in cui state facendo la riunione. E poi a ritroso tutte le settimane dalla sesta successiva fino alla seconda, dalla 6 alla 2. Questa finestra mobile di 6 settimane è un po' uno standard del sistema Last Planner. Raramente è più grande di 6 settimane. Capita nei progetti in cui ci sono elementi o prefabbricati o componenti che hanno un lead time molto più lungo e allora la finestra si allarga per cercare di farceli entrare. Se no, normalmente una finestra di look ahead è di 6 settimane. La programmazione di approntamento si svolge una volta a settimana e ogni volta guarda più avanti di 6 settimane. In più, la finestra di look ahead, a mano che il tempo scorre, si sposta in avanti, cioè si sposta avanti una settimana ogni settimana. Quindi, ad esempio, metto su un grafico, se nella riunione di oggi programmiamo a partire dalla prossima settimana per 6 settimane, diciamo dalla settimana 12 alla 17, la riunione che faremo la prossima settimana esaminerà il lavoro invece che parte alla settimana 13 e arriva fino alla 18. Quindi, come si vede, il lavoro, cominciare il lavoro, gli impedimenti che non fanno cominciare il lavoro, sono tutte cose che si esaminano e si valutano più di una volta prima di essere messi in cantiere. Per oggi è tutto. Io vi lascio ancora con lo schema che vi spiega come mai i lavori di cantiere sono tutti collegati tra di loro e perché non possono iniziare senza aver prima verificato tutte le condizioni, e vi do appuntamento alla prossima puntata dove vedremo come effettivamente mettere in cantiere le lavorazioni che sono pronte e in cui abbiamo eliminato tutti gli ostacoli. Grazie, alla prossima.